diciamo che era finita con un'autorete a Siena e è ricominciata con un'autorete a Napoli, per cui non è che la fortuna ci è stata tanto amica. Poi chiaramente abbiamo perso un attimo, siamo stati un po' così condizionati anche, abbiamo sbagliato sul secondo gol prendendo un contropiede che si poteva evitare con una palla ferma dove dovevamo stare più attenti, evitare la ripartenza del Napoli. Però poi abbiamo cominciato a giocare, abbiamo giocato bene, non abbiamo avuto fortuna di fare un gol che magari ci poteva anche stare per continuare un'altra mezz'ora di sogno. Però io dico che credo che il Siena abbia fatto una grandissima Coppa Italia. Insomma, deve essere orgoglio e vanto per tutta la Siena sportiva, perché obiettivamente siamo stati in partita fino all'ultimo momento. E la sostanza del Siena della ripresa fa ben sperare anche per il campionato? Sicuramente, speriamo di recuperare qualche elemento anche come forma, e credo che ci possiamo giocare le nostre carte alla salvezza fino alla fine con lo spirito del secondo tempo. Comunque si esce a testare. Ma mi pare proprio di sì, credo che possiamo essere orgogliosi come la squadra si è comportata in questa competizione. È un po' dura, però spero che qualcuno dei due mi dia un biglietto, ecco. Vediamo di vedere la partita. Sì, adesso dobbiamo ricalarci immediatamente nella nostra realtà, perché sono 10 partite difficili, sappiamo non molla nessuno. Adesso questo diversivo Coppa Italia, chiamiamolo così, è terminato, ce lo mettiamo alle spalle con un bel ricordo, ma adesso dobbiamo lottare duramente a cominciare proprio da Verona, perché sarà una partita molto molto difficile. Il caso di salvezza potrebbe essere la